Olivicoltori delle province di Rimini, Forlì e Cesena, buongiorno e ben ritrovati a questo 14° notiziario olivicolo dell'Emilia-Romagna dell'8 aprile 2022. Un saluto dall'AIPO OP e dall'Associazione Frantoiani e Olivicoltori dell'Emilia-Romagna. Fase fenologica. Prosegue la ripresa vegetativa, in ritardo rispetto allo scorso anno di circa 7-11 giorni, valutata sia dal punto di vista visivo, sia su determinazione delle soglie termiche su base 10, fornite da centri meteorologici. In effetti, le temperature sono più basse rispetto alle medie storiche per lo stesso periodo. Gli olivi hanno chiome mediamente floride con buoni sviluppi di vegetazione da un anno. Considerazione da parte dei nostri tecnici. Nella giornata di martedì 5 aprile sono state attuate due lezioni molto partecipate di potatura con i tecnici di AIPO, a Longiano per la zona di Forlì Cesena e Coriano per la zona di Rimini. Sono state prima esaminate le diverse tipologie di potatura. Si è passati poi alla parte pratica, dimostrando e realizzando tagli che indirizzino meglio la vegetazione, mantenendo i rami fruttiferi e favorendo lo sviluppo di nuovi. Si è analizzato su migliorarne l'esposizione al sole, areggiare le chiome, rimuovere i rami secchi, togliere polloni e succhioni non necessari allo sviluppo della pianta. Altro aspetto importante è stato come riconoscere i diversi tipi di gemma, a fiore, a legno oppure miste, a metà le altre due, in grado di produrre rami sia a fiore sia a legno. Si sono valutati attentamente gli aspetti fitosanitari della potatura, spiegando in maniera chiara e comprensibile che questa operazione è essenziale per mantenere sano un oliveto, evitando i ristagni di umidità e favorire la penetrazione dei raggi solari nella chioma per limitare lo sviluppo di parassiti funginei. Attenzione si è posta alla disinfezione degli attrezzi di taglio, necessario nel passaggio da una pianta all'altra, per evitare che malattie funginee o batteriche passino da un olivo all'altro sfruttando le ferite della potatura. In questo caso è stato spiegato che la candeggina per uso domestico è il disinfettante più comune. La si può spargere sulle lame usando uno spruzzatore comune. Attenzione perché è irritante. L'alcol etilico è invece il miglior antisettico. Non rovina gli attrezzi metallici ed elimina velocemente tutti i microrganismi dannosi. Considerazioni fitosanitarie. Durante le lezioni di potatura non sono mancate le valutazioni sulla presenza della mosca delle olive, Bactrocerea olea, soprattutto perché nei controlli per tutti i mesi dell'anno, in questa settimana si sono riscontrate catture, seppur limitate, di individui maschi, oltre a due femmine. Il che fa presumere che, negli oliveti dove sono ancora presenti olive non raccolte, si creino a breve e con previsti aumenti delle temperature le condizioni d'accoppiamento e di ovideposizione che potrebbero dare origine a una generazione primaverile del dittero. Si consiglia pertanto che tutti gli olivicoltori che nel loro oliveto hanno olive non raccolte di toglierle, al fine di evitare che diventino fonte di infestazione. Parassiti funginei. Concluse le operazioni di potatura, va eseguito entro 24-36 ore un intervento fitosanitario con prodotti rameici o dodina. Se come rameici si utilizza la poltiglia bordolese, è da preferire quella basica o neutra. Questi trattamenti sono utili a contrastare i parassiti funginei come l'occhio di pavone, la lebbra, la piombatura, il foma, la Proteus ferace e la rogna dell'olivo.
Occhio di pavone. Per quanto attiene questo parassita fungineo, siamo ora in presenza di condizioni favorevoli, di umidità e temperatura affinché si attuino delle infezioni. Per lo sviluppo di questo fungo sono necessarie condizioni di umidità relativa e temperature comprese tra i 12 e i 15 gradi centigradi e presenza di umidità, meglio se accompagnata da ore di bagnatura fogliare. Ed ora un arrivederci e un risentirci al prossimo notiziario olivicolo dell'Emilia Romagna. Campagna finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia.